Oggi parlerò di qualche cosa che è originale dal punto di vista della mia interpretazione, che io sapevo definito nella letteratura mesoamericana, in particolare quella del Guatemala del Popol Vuh e quella azteca, dello storico di sangue 50% azteco Ixtilocitl, ma che nessuno aveva mai discusso per quanto ne sapesse e che io non sapevo come interpretare. E poi, grazie ad un americano che ogni tanto nel giro di un anno manda una trentina di messaggi con discussioni varie, con informazioni nuove, ho capito che una di quelle informazioni che arrivavano permetteva di giustificare e descrivere la prima delle quattro catastrofi Maya. Quindi parlerò di questa con una conclusione che, se corretta, è sicuramente sconvolgente a livello teologico dell'interpretazione di tre affermazioni che si trovano nella Bibbia. In parte due sono nel Genesi e un'altra invece la ritroviamo in Giovanni Evangelista. E successivamente passerò a parlare dell'evento che ha portato alla fine della glaciazione, alla fine di quella che presumibilmente è stata una civiltà sviluppatasi nella parte finale della glaciazione, associata in particolare ad Atlantide, e, cosa ancora più importante dal punto di vista del nostro pianeta, alla cattura della Luna. Bene, allora, l'esistenza di quattro di catastrofi Maya segue non tanto perché siano definite come eventi catastrofici, come appare in Platone, bensì in termini dell'esistenza di cinque ere. Se ci sono cinque ere, esistono cinque separazioni, e l'analisi di queste ere mostra che le tre delle separazioni sono facilmente identificabili, associabili con quelle che Platone descrive, avendole prese da Solone, mentre la prima è qualcosa di antecedente alla più antica delle catastrofi di Platone, che sarebbe quella di Atlantide, ed ha una caratteristica speciale: è stata dovuta all'azione di fuoco e di vento. È descritta sia nel Popol Vuh che in passi del libro sugli Aztechi di Ixtilocitl, dove lui cita ampiamente da codici perduti dei Maya, dei Toltechi e così via. Allora, ricordiamo che Platone cita numerose catastrofi dovute a fuoco e ad acqua, non cita mai il vento, anche se c'è una citazione interessante al vento quando parla di Atlantide, perché dice che Atlantide si trovava in un luogo che dei rilievi, delle colline, proteggevano dal vento. Una strana affermazione che io non ho mai visto discussa nella letteratura su Atlantide, che è vastissima e che era anche completamente incomprensibile anche per me. Ora, come dicevo, Platone, tramite uno dei suoi, aveva conosciuto questa storia di catastrofi da uno del suo giro, che non era neanche tanto giovane, aveva 80 anni, era Critias il Giovane, il quale a un certo momento si ricordò di quello che il nonno gli aveva detto quando aveva 10 anni, durante alcune delle feste che si tenevano ad Atene. Non so se erano le feste palatinaiche che si tenevano ogni 4 anni e così via, e a distanza di 70 anni, passando una notte per cercare di mettere insieme i suoi ricordi, più o meno ricordò tutto, anche se fece un errore che è abbastanza banale e perdonabile, sebbene abbia poi portato alla creazione
di centinaia di scenari diversi per Atlantide. E lui raccontò questa storia che proveniva da Solone, che era un parente lontano del nonno, era stato un uomo politico importante, vissuto attorno al 600 a.C., che si era recato in Egitto, l'Egitto delle ultime dinastie, sul quale, se avete delle curiosità, se volete sapere quello che non avete mai osato chiedere, potete chiedere a Michele qua. E quindi siamo prima dell'arrivo dei persiani, e Solone andò a Sais, che è una città del delta, le cui rovine, i cui resti sono essenzialmente tuttora coperti da sedimenti dovuti a vari eventi successivi, quindi non sono stati scavati. In questa città c'era un tempio dove si formavano i sacerdoti, i quali avevano anche conoscenze di tipo storico. E Solone, incontrando un sacerdote molto anziano di nome Soncis, cercò con lui di ricostruire gli eventi più antichi che i greci avevano memorizzati, che erano quelli di Deucalione, e di fare questo via conteggio delle generazioni. Qui se voi prendete Erodoto da 25 generazioni fra la prima Olimpiade e il diluvio di Deucalione, e fu interrotto da un sacerdote, il quale davanti a quella che sarebbe adesso una data stimata con riferimento alla nascita di Gesù Cristo nel 1500 a.C., gli disse che i greci avevano perso la memoria delle cose veramente antiche. No, gli dice che erano dei bambini infantili, sì, trasformavano gli eventi naturali in miti, proprio così testuale nel testo greco. Ma anche che avevano perso la memoria di eventi molto antichi, come quelli in cui c'era stata, i greci avevano combattuto con gli egizi contro una potenza che veniva al di là dello stretto di Gibilterra, che si era impossessata dell'Europa fino all'Italia, dell'Africa fino all'Egitto, e voleva espandere a destra ulteriormente il suo potere. Combatterono eroicamente, come sono stati gli eroici voti dell'altro giorno, sulle due conseguenze sull'Europa le valuteremo. Combatterono eroicamente, fermarono questa potenza, però poi ci fu un evento catastrofico che distrusse un po' tutto, e si capisce che si ebbe un innalzamento del livello del mare, per cui la terra, la capitale di questo impero da cui erano venuti questi invasori, scomparve. In realtà non è scomparso, ma vedremo più avanti. E come dicevo, i Maya e gli Aztechi hanno anche loro quattro catastrofi, tre si può vedere che sono associabili a quelle platoniche, però c'è la più antica, antecede quella di Atlantide ed è dovuta a vento e fuoco. Vento, perché il vento? Fuoco. Ecco, qui c'è un'immagine di Solone, di Filolao, e c'è un frammento di un testo di Ellamico. Ora, molte volte nei libri che sono scritti da qualcuno che ha una mezza idea su Atlantide e scrive subito un libro, io ci ho pensato per più di 20 anni, si dice che è solo Platone a parlare di Atlantide. Questo non è assolutamente vero, perché Ellamico, che era più antico di lui ed era uno storico, scrisse un'opera epica su Atlantide. Filolao, che è l'ultimo dei grandi pitagorici e che morì in miseria, violò uno degli ordini di Pitagora, che era di mantenere segrete certe cose. Comunque fu fortunato a morire in miseria, perché gli altri vorrebbero tutti ammazzati. Giustissimo. E sappiamo
da Aulo Gellio, se ben ricordo, Udeliano, non mi sembra Aulo Gellio, che Figolao vendette a prezzo carissimo a Platone un libro, o due libri, forse non ricordo se due o tre, comunque libri di, che Platone comperò pagandoli e subito dopo si mise a scrivere il Timeo. Quindi può darsi che Filolao, tramite Pitagora, all'origine forse di questi libri, e Pitagora era stato molti anni in Egitto, oltre che in Mesopotamia, probabilmente anche in India, avesse ulteriori informazioni. Ma Pitagora venne poi a sapere di questa... Era morto Pitagora, era morto sugli 80 anni, ed è morto, mi pare, bruciato in una casa, fu incendiata di qua di là. Nella scuola, nel suo liceo, sì. Ebbe vari problemi, forse perché aveva vietato il consumo delle fave, essendo lui probabilmente allergico alle fave, tant'è vero che fu fatto prigioniero e fuggiva, e fuggendo si trovò davanti a un campo di fave e si fermò per evitare di entrare ed avere dei problemi e fu preso in quel modo. Vabbè, comunque Pitagora è una persona molto interessante, con conoscenze di matematica, ma ho letto da qualche parte, non ne sono sicuro, e lui credeva che tutto si potesse esprimere con numeri razionali. Un suo allievo dimostrò che la radice, che la lunghezza della diagonale di un quadrato non è commensurabile, e fu fatto strangolare. Poi ha detto no, è successa una rivolta popolare, è successo un casino terrificante. Io ho letto da qualche parte che fu fatto strangolare, adesso non sono stato a verificare. Un personaggio carismatico anche in campo religioso. D'altronde voi saprete di Olinto De Pretto, che pubblicò, che fece un seminario presentando una teoria della gravità che risulta essere la derivazione ex novo della teoria di Euler-Lesage, non insegnata per qualche strano motivo, e da questo derivò che l'energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Presentò questo risultato a Milano, a Brera, dove c'era la sede dell'Istituto, del Reale Istituto Lombardo Veneto, e la pubblicò sugli atti dell'Istituto. L'equazione di Einstein è ricavata dall'equazione dell'energia cinetica, EmV². Ora, ecco, quindi pubblicò questo. Einstein aggiunse, alla fine del lavoro sulla relatività, che ci sono notevoli argomenti, che era la tesi della moglie, la quale sapeva la matematica a differenza di Einstein, la tesi della moglie, che però era stata rifiutata all'ETH, al Politecnico di Zurigo, e che lui presentò come propria, promettendole, sapeva che aveva preso il Nobel, ma non per quello, ma per il moto browniano e l'effetto fotoelettrico, diede i soldi del Nobel alla moglie, alla quale non piaceva il fatto che lui fosse un geniale womanizer, donnaiolo. E nell'anno del Nobel cosa successe a Olinto De Pretto? Qualcosa di inusuale. Olinto De Pretto era amico del padre di Einstein e abitava a Schio, faceva apparecchi elettrici e aveva anche iniziato lo sfruttamento dei torrenti per produrre energia elettrica, come il padre aveva fatto con l'Adda. Bene, arrivò una signora e gli disse: mio marito è venuto a chiederti lavoro, non gliel'hai dato, meriti di morire. E gli sparò e lo uccise. Fra l'altro voi sapete che quando noi usiamo un navigatore, utilizziamo i satelliti che sono 20.000 km, vanno usati un'analisi relativistica dei fotoni della trasmissione, e questa è fatta usando la relatività di Lorentz e non quella di Einstein cosiddetta, perché non funziona. Questa notizia prima l'ho letta in un libro scritto da un americano che lavorava proprio agli inizi delle trasmissioni dai satelliti, e poi me l'ha confermato 2 o 3 anni fa il direttore del Dipartimento di Fisica di Bergamo.
dice che tutti gli ingegneri lo sanno. Bene, posso dirvi che l'ultimo lavoro di Einstein si chiama, è un lavoro doppio, Einstein e Rupp, è una delle poche cose che fece a Princeton, dove però ebbe un grande successo con le donne, le quali erano interessatissime ai quaternioni, alle... eccetera. E l'Einstein e Rupp conteneva dei risultati sperimentali che dimostravano la validità di una certa teoria di Einstein, che negli ultimi anni Einstein cercò più volte di fare un'unificazione. Bene, colleghi cercarono di verificare questi dati sperimentali senza riuscirci, finché Rupp confessò che si erano inventati di sana pianta. È cosa interessantissima, perché se voi inventate potete fare molte pubblicazioni. Tanto sapete qual è il numero medio di persone che legge un articolo di matematica? Ho fatto uno studio anni fa, 1,6. E di un articolo di fisica 0,1. Cioè su 10 articoli di fisica pubblicati nel mondo, 9 non li legge nessuno. E uno viene letto almeno da una persona. Bene, qui abbiamo, qui c'è Platone a sinistra e a destra chi c'è? Giovanni Reale. Recentemente morto. Lo presento perché è morto da poco e perché quando io avevo 14 anni e mi trovavo in Val di Fassa, al collegio Rotondi, dove andavano i miei cugini, lui era presente in quanto insegnava filosofia allora al collegio Rotondi, poi è passato alla Cattolica. E io mi trovai una sera davanti a mio cugino Ezio, a un suo compagno e al professor Reale, stravolto, perché si erano fatti la scalata delle cime del Violet. E i due giovani non avevano avuto grossi problemi, mentre a un certo momento Reale era andato in panico e avevano dovuto proprio trasportarlo di peso. Vabbè, se avesse pensato a Platone magari si dimenticava dell'abisso di 2000 metri. Comunque, Violet è bellissimo, ha i colori meravigliosi. Io non sono mai riuscito a interagire con lui, io credo che fosse uno di coloro che erano la stragrande maggioranza fino a qualche tempo fa, adesso vanno diminuendo, per cui Platone aveva creato questa storia di Atlantide come supporto alle sue teorie politiche, quindi era una specie di parabola. Ovviamente potrebbe essere, però oggi possiamo vedere la consistenza delle affermazioni, tutte tranne un banale errore di misure che ci è stato trasmesso, con la realtà, se noi ci collochiamo proprio il periodo del 9500 a.C. circa, che è la fine rapida dell'ultima glaciazione. Bene, ora voi sapete che sia Aztechi che Maya che Toltechi, gli Olmechi forse no, scrivevano, producendo dei codici bellissimi per le forme della loro scrittura, per il colore, fatti su una carta speciale che adesso si può comprare in Messico, così come ricordo, e che avevano contenuto non solo religioso, come si è sempre pensato all'inizio per tutte, perché questi, accanto ai codici ci sono strutture simili su pietra che si trovano nei templi, nelle tombe, eccetera, ma anche carattere storico. Bene, i codici Maya furono distrutti da Diego de Landa, un vescovo, che però si fece dare alcune informazioni, le trasferì in un libro che è stato importante per la decifrazione della scrittura Maya, e un altro, in questo momento non ricordo, fece distruggere i codici aztechi. Quindi ci fu l'ordine di Diego de Landa di portare tutto, pena la morte con tortura, fu fatta una montagna di questi codici. Poi Diego fece dare 200 frustate a ciascun nobile che ne era stato in possesso. 200 non è poco, normalmente ci si ferma a 150, con 200 si può anche morire. Se non ci credete fate la prova.
E ci sono, e quello che è restato è poco, i codici restati sono una mezza dozzina, di cui uno è molto bello ma fu rovinato da un'alluvione, eccetera, eccetera, ce n'è uno a Parigi, a Roma, a Vienna, mi sembra, eccetera, e poi c'erano dei nobili che hanno sposato delle donne spagnole, questo è avvenuto sia in Perù che in Messico, eccetera, e che avevano studiato, sapevano le cose a memoria e quindi hanno utilizzato parte di questa informazione. Una volta si imparava a memoria, quindi quando Qin Shi Huang, l'imperatore della grande muraglia cinese, ordinò la distruzione di tutti i libri tranne quelli di medicina, di agricoltura e di divinazione, quelli di storia e tanti altri furono distrutti e qualcuno se li ricordò. Alcuni si salvarono perché qualcuno aveva fatto una camera chiusa da un muro e li aveva nascosti dietro e dopo 50 anni li recuperò. Voi saprete che nel Gansu c'è un straordinario tempio buddista dove nel 1920 circa fu trovata dietro un muro un migliaio di codici dal 500 al 1200 d.C. che furono venduti a francese Pelliot, al tedesco, all'ungherese Stein, mi sembra è un giapponese, e hanno permesso di scoprire la traduzione in cinese, ad esempio, di originali perduti in sanscrito, di scoprire molti testi nella lingua dei Tokari, che era una popolazione di pelle bianca che hanno lasciato delle mummie straordinarie, erano anche di statura fino a 2,10 m, e forse direi soprattutto hanno permesso di trovare un dizionario tibetano Zhangjiang. Il Zhangjiang è un territorio del Tibet sud-occidentale che fu in controllo di tutta la zona tibetana per secoli, la cui lingua fu per millenni, pare, la lingua franca dell'Asia settentrionale. E è una lingua che permette di capire certe cose del sumero, ad esempio, comunque. Dunque, allora, sappiamo da questi testi che ci fu un periodo di forti venti e di fuoco e la cui memoria si trova anche nel libro trovato in Guatemala, che è il Popol Vuh, perché è possibile che i fuochi provenendo da nord, come vedremo adesso, e quindi bruciando la vegetazione della parte meridionale degli Stati Uniti e del Messico e poi della parte meridionale del Messico, si fossero spenti raggiungendo la regione del Guatemala, del Messico meridionale, dove ci sono piogge tropicali che possono spegnerli. Ecco, questo è il Diego de Landa, qui c'è il suo manoscritto, è il manoscritto del testo in cui lui parla della lingua dei Maya e ha dato informazioni che sono poi servite a un russo, perché la decifrazione del Maya, che sopravvive adesso con una trentina di lingue diverse, alcune delle quali molto vicine a quella classica, è stata dovuta a un filologo russo che non era mai andato in Messico, si chiama Knosarov, il quale è riuscito a capire, e poi altri hanno perfezionato e abbiamo dei testi che parlano di eventi fino al 1000 a.C. e probabilmente si potrà andare anche più indietro. Questo è il Popol Vuh, che purtroppo l'originale in lingua maya si è perduto, è sopravvissuta una traduzione forse approssimativa in spagnolo del 700. Bene, la spiegazione della quarta catastrofe credo possa essere data in termini di una scoperta molto importante che io ho saputo da un americano ex collaboratore di Velikovsky, Leroy Ellenberger,
che è stata fatta da fisici nucleari della Ames Research Center, che è un grande centro di ricerca militare in California, dove io sono andato qualche volta a sentire delle conferenze, perché il professor Jim Golub, con cui lavoravo, aveva contratti con tutta l'America e veniva spesso chiamato lì. Tra l'altro lui fu chiamato per un grosso progetto che si chiamava il Datum Americano. Qui siamo attorno al 1980. Il Datum Americano era il rifacimento della mappa generale del Nord America, che nell'Ottocento aveva poi avuto evoluzioni e perfezionamenti, era nata nel modo classico con cui cominciarono le mappe in Europa. Le mappe che danno per i vari punti importanti latitudine, longitudine ed elevazione sul livello del mare, e che erano motivate dai militari, perché se voi usate un mortaio e volete colpire un certo oggetto dovete avere i dati precisi sull'oggetto e poi potete regolare il mortaio. I mortai sono quelli che hanno portato alla fine delle mura che circondavano le città. Quindi Gauss, noto generalmente per altri risultati, era un topografo essenzialmente ed elaborava i dati che venivano fatti da militari che giravano a piedi con cannocchiali, con goniometri, eccetera, eccetera. E tipicamente si usavano come punti di riferimento le cime dei campanili, le croci sui campanili o così via. E Gauss, quello era il suo lavoro, di tipo quindi topografico militare, però la sera, dato che ci annoiava i programmi televisivi che tra l'altro non esistevano, non aveva molti altri interessi, si dedicava alla matematica, ottenendo risultati che lo hanno fatto giudicare da alcuni come il più grande matematico. Quindi risultati di geometria non euclidea, di matematica computazionale. E lui scrisse in latino un libretto che parla dei minimi quadrati lineari, quindi di come fare un fitting con funzioni lineari di certi dati. Questo libretto è stato un best seller per quasi mezzo secolo. A metà dell'Ottocento si leggeva normalmente in latino. E recentemente la SIAM, la Society for Industrial Application of Mathematics, negli Stati Uniti lo ha ristampato con traduzione in inglese. Quindi se voi non sapete cosa regalare a una fanciulla per conquistarla, questa potrebbe essere una straordinaria idea. Bene. Allora, questi studiosi che analizzavano in particolare una delle strutture geografiche più strane e più misteriose del Nord America, ovvero le Carolina Bays, che sono laghetti, pozzanghere, stagni di forma ovale orientati in un certo senso, scoprirono che c'era stata un'esplosione di un oggetto extraterrestre che aveva liberato delle sferule di iridio, niobio, eccetera, eccetera, e dedussero che l'esplosione aveva avuto il suo centro sui ghiacci, spessi forse 4 km all'ora, perché la data che ottengono è del 10.900 e siamo più di 1.000 anni prima della fine della glaciazione, e sopra i ghiacci che hanno uno spessore di 3-4 km nella zona di Detroit. E Robert Schoch, che fa queste cose, fa una citazione lunghissima dei tuoi lavori in questo nel suo libro La voce delle pietre. Ora, l'oggetto probabilmente arrivò non perpendicolarmente ma tangenzialmente, probabilmente aveva avuto anche una fratturazione, per cui una parte dei frammenti formarono questi Carolina Bays,
altri caddero anche in Europa provocando alcuni problemi di fuoco simili ma su scala minore. Ecco, questo è l'Ames Research Center. Mi ricordo l'autostrada che passava di fianco a tutta una parete di metallico lunghissima. Questi sono i grandi laghi. Quello che c'è in alto a sinistra è il più interessante da un certo punto di vista, è il lago superiore, metà americano, metà canadese, più canadese che americano, è il più grande dei laghi come superficie, è in una zona piuttosto fredda, circondata da foreste, e qui c'è la cosiddetta Isola Reale, che ha la straordinaria proprietà di una miniera gigantesca di rame nativo, di rame puro. E attorno a questa miniera ci sono centinaia di lingotti di rame puro, abbandonati. Sono identici ai lingotti trovati sui resti, sul fondo del mare, di navi fenice, e a lingotti che sono in affreschi di una in Egitto, non so se in una tomba da qualche parte, dove vengono trasportati da uomini di colore rosso. E secondo, va bene, questo rame, quando ci sia stato l'inizio non lo so, l'abbandono deve essere avvenuto all'epoca della catastrofe di Deucalione, che ha avuto anche degli effetti importanti in America, troncando i rapporti che prima del 1500 a.C. circa erano stati attivati fra l'America e l'Europa, e tenendo conto che in America c'era in quel periodo una grande civiltà che fra l'altro, oltre ad avere costruito delle città di molti chilometri quadrati, costruiva piramidi gigantesche con basi di 800 metri in terra, alto una settantina di metri, simile alle piramidi di Lambayeque del Perù. E c'erano inoltre moltissimi tumuli che contenevano rame e altri oggetti che furono spianati nell'Ottocento quando arrivarono gli agricoltori americani con l'idea che risalivano a civiltà di senza Dio o demoniache, eccetera, eccetera, da essere eliminate. Una parte però si è salvata e si trova in un museo dei mormoni. D'altronde mi risulta, stando al libro di Muscas, che nel dopoguerra in Sardegna, in una zona, quando si cominciarono a usare aratri che scavavano 80 centimetri, più dei 40 centimetri precedenti, si trovarono scheletri alti sui 3 metri, un centinaio. E il prete consigliò di bruciarli perché erano scheletri di esseri demoniaci. Ho ricevuto un'informazione su internet recentemente che è in corso una causa fra lo Smithsonian Institute e un gruppo che accusa il Institute di avere distrutto scheletri ancora più grandi trovati fra l'Ottocento e l'inizio dell'Ottocento, perché erano associati a forme di civiltà e chi li trovava non voleva che si pensasse che prima che arrivassero gli Yankee c'era già una civiltà in America, e furono distrutti, e nel corso del processo è saltato fuori un femore gigantesco, perché uno dei funzionari dello Smithsonian allora si era portato a casa quel ricordo ed era sfuggito alla distruzione. Questa è una foto delle Carolina Bays, che ovviamente non possono essere antichissime perché altrimenti l'erosione, i venti, la polvere eccetera avrebbe coperte, e danno una direzione ben precisa, che punto. Ecco, pare che l'oggetto abbia impattato su questa regione, lasciando con i primi impatti nel nord Europa, in particolare nella cittadina di Usselo in Olanda, e poi impattando il grosso impatto verso sui laghi,
e qualcuno. Bene, ma è interessante quello che è successo in Olanda, perché c'è stato un incendio che ha lasciato uno strato di materiale parzialmente bruciato. Quando c'è un incendio molto grosso di una foresta, molto esteso, non brucia tutto, perché finisce subito l'ossigeno. Cioè il materiale che brucia all'inizio consuma l'ossigeno e quindi resta del materiale non bruciato, che è quello che si trova. Il primo fu trovato a Usselo e fu Hank Klosterman, il geologo che venne qui al mio convegno nel 1999, che gli diede il nome e fece l'ipotesi di questi fuochi giganteschi dovuti ad un impatto. Lui era un veliscoviano ed è stato il primo geologo a scrivere un libro sulle evidenze catastrofiche in geologia. Arrivò qua che non lo attendevo, arrivò perché era amico del direttore dell'Istituto di Geologia di Vienna, Alexander Tolman, che pure venne qua ed ebbe anche un po' un malore perché si era dimenticato di prendere delle pastiglie. Il giorno dopo ne aveva prese il doppio, non lo so, comunque. E Tolman è colui che ha scritto il libro in tedesco forse mai tradotto finora, Die Sintflut gab es doch, il diluvio è esistito, individuando l'impatto simultaneo, lui dice, di 7 oggetti sul pianeta verso il 7000 avanti Cristo, e di questo daremo una spiegazione più avanti. Klosterman, che è tuttora vivo, è interessante perché mi disse, lui era passato decenni in Amazzonia, nella regione di Porto Velho, del territorio do Acre, e mi disse che gli avevano trovato un tumore che ormai era finale e quindi sarebbe dovuto tornare, eccetera. Tornando si fece male a un dito, si punse un dito che si infiammò, si infettò, ma trovò una stazione di missionari che gli diede della penicillina. Il dito guarì e sparì anche il tumore. Questo si collega, se vogliamo, con quanto ha scritto in un libro un medico che si chiama Guido Guzzi, che stava a Ravenna e che fu il medico dell'avvocato Fois, che fu lo scopritore di Stefano, del grande tenore di Stefano, il quale avrebbe notato che nel 1800 i tumori erano rarissimi, quasi inesistenti. Nel 1800 però erano molto comuni le malattie infettive di tutti i tipi. E lui ebbe l'idea che se c'è un batterio che dà una malattia infettiva, generalmente i batteri producono delle tossine, che le tossine potrebbero attaccare preferibilmente le cellule cancerose. Quindi se uno non muore di malattie infettive si trova ripulito dalle cellule cancerose. Ebbene, gli hanno affidato 100 malati terminali dell'ospedale di Ravenna, ai quali lui ha fatto un'iniezione di tossina di difterite, che produce il primo giorno terribile con febbre a 41, 42, eccetera, e quasi tutti sono sopravvissuti. D'altronde, se voi notate, chi è stato nei campi di concentramento supera facilmente i 90 anni o anche i 100 anni poi, perché anche qui c'è l'azione della fame sulle cellule, che è più forte contro le cellule cancerose, che tendono a nutrirsi di più di quelle non cancerose. Quindi io con Fosco Maraini è morto a 91 anni, Vittorio Foa 95, la moglie di Fosco Maraini, la Topazia Oliata, c'ha 101 anni, devo passare da lei perché mi ha telefonato che mi vuole vedere. Ecco, questo è il punto di impatto principale che si trova vicino a Detroit. E cosa succede con questo impatto, con questo evento? Succedono alcune cose. Innanzitutto, essendo un evento di grossa scala, viene prodotto un riscaldamento molto forte dell'atmosfera,
che si propaga per migliaia di chilometri. La vegetazione comincia a circa 1500 km a sud, arriva ancora con temperature di superiore a 500 gradi, incendia l'atmosfera, poi man mano che si allontana quello che succede è che diminuisce la temperatura e aumenta la durata del vento. Quindi i Maya, i precursori dei Maya, quelli che poi trasportano, ricordano il fuoco e ricordano il vento. Poi si ha un cambiamento climatico importante perché l'evento avviene durante l'era di Clovis, in cui diminuiva la temperatura, si stava addolcendo, eravamo in era glaciale e si stavano un poco ritirando i ghiacciai, e inizia quello che è il periodo detto Younger Dryas, con temperature molto fredde e venti molto forti. E i cacciatori Clovis scompaiono. E i mammut? Ecco, i mammut erano quelli che loro cacciavano e così via. Probabilmente non sono scomparsi del tutto, perché c'è evidenza che ce ne fossero ancora più avanti. Ma voi sapete che qualche anno fa è stato trovato un mammut congelato nella penisola del Taimyr, in Siberia. Pare in buone condizioni. E si è tentato di ricavarne il DNA, ma non so quale sia il risultato finale. Quindi abbiamo il fuoco evento della catastrofe più antica della tradizione Maya. O qui vedete quello che si chiama strato di Black Matter, cioè negli Stati Uniti ci sono 3 milioni di chilometri quadri di uno strato di materiale parzialmente bruciato di colore nero, che è coperto da circa un metro di sedimenti, sono quelli sulla destra, a sinistra sono quelli di Usselo dell'Olanda. Io sono stato in 3 cave del deserto di Escalante, portato da uno studioso, così che uno che mi ha mandato delle lettere, almeno 500 pagine delle sue lettere, che sarebbe interessante pubblicare, Ivan Hansen, e mi fece per la prima volta sparare con il fucile. Qualche mese dopo il fucile esplose mandandogli un pezzo nella testa, è andato in coma, così. Cavolpa tua. No, poteva succedere a me. Allora, lo Younger Dryas è caratterizzato da molte tempeste e forti venti, con incendi diffusi, eventi che praticamente abbassano completamente foreste e così via. E questi eventi possono essere quelli cui c'è riferimento nella storia di Atlantide, che fu costruita in un luogo difeso dai venti, perché Atlantide finisce con la fine della glaciazione, però esisteva da qualche tempo, da quanto tempo non lo so, però magari da qualche secolo comunque, e quindi Atlantide sperimentava questa situazione climatica e di venti forti. Ecco, questo è il fiore, Dryas è il nome di un fiore che cresce nelle zone fredde artiche. Questo è il deserto di Escalante, dove Ivan Hansen con la sua jeep mi portò in luoghi straordinari. Oh, che cosa dobbiamo ora dire? A un certo momento, considerando l'evento, ho avuto l'idea che questo evento può spiegare 3 fatti all'inizio dei testi biblici. Innanzitutto, quando parte la Bibbia con una descrizione? Sono 7 giorni. Non sono giorni di 24 ore, sono giorni di 1000 anni. Questo lo dicono i Salmi, lo dice il Talmud. Quindi la Bibbia tratta esclusivamente di un periodo di 7000 anni. Non parte dal Big Bang, che probabilmente non è mai esistito, eccetera. Periodo che inizia... Sono molto d'accordo con lei. Eh? Mi fa piacere sentirglielo dire. Ah, bene. Va bene. Non parte dal Big Bang, non tratta del problema dell'universo, che se l'universo sia finito o infinito, eccetera, eccetera, è una questione
aperta. Secondo me, uno che crede in Dio non può ammettere che Dio faccia un lavoro limitato, lo farà infinitamente complesso. Non può fare il lavoro che il professor Cavalleri o la professoressa Hack sono in grado di, o il professor Di Freddi sono in grado di dire: ecco, quello che vi dico io è tutto, da 2-500 anni nessuno vi dirà nient'altro. Vabbè, comunque, è l'esplosione non sopra 3 km non genera molto probabilmente un cratere sotto i ghiacci di cui non c'è traccia, però fonde e ionizza migliaia di chilometri cubici di acqua, la quale sale come una colonna di plasma ionizzato. Quanto? Bisognerebbe fare dei calcoli, io non ne ho fatti finora, ci penserà, ecco, Argeo, fammi tu i calcoli, devi solo applicare un po' di equazioni differenziali, eccetera, eccetera. E poi vai a vedere cosa dice il Talmud. Va bene. Bene, comunque genera una colonna che, se fosse alta anche più di 1000 km, potrebbe essere vista molto lontano, addirittura forse in Europa, bisogna fare dei conti. Tenete conto che per impatti di meteoriti alcuni astronomi hanno pensato che l'atmosfera espulsa dall'irraggiarsi dell'onda d'urto potrebbe addirittura lasciare la Terra, e quindi questo potrebbe portare a un impoverimento dell'atmosfera. Però sembra che la cosa in generale non avvenga con il range di dimensioni che ci sono considerate finora, però io ho visto un articolo su questo. Bene, allora c'è questa colonna di plasma che sale. Ma scusi, la colonna, cioè l'impatto dove sarebbe venuto? Nella zona di Detroit, sotto nel punto dove poi hanno fatto la fabbrica di auto della Fiat. Ma era una zona coperta da ghiacci. Coperta da ghiacci. C'erano 3-4 km di ghiacci. Okay. Ora, i crateri, il rapporto fra la profondità e l'ampiezza è di circa 20, quindi scavando 3 km sarebbe largo 20 km, e vabbè, vengono fuori delle cifre molto elevate di chilometri cubici. Cosa succede al plasma? Dopo un po' il plasma, voi avete ioni di idrogeno e ioni di ossigeno, H2O, l'acqua. Dopo un po' si unisce. C'è voluta energia per separare l'idrogeno dall'ossigeno, quando si uniscono viene emessa energia, luce. Questa colonna diventa iperluminosa, di una luce tale mai vista prima, e è possibile che nel vecchio mondo, dove si ha l'eredità che ritroviamo nella Bibbia, se era notte, la notte si illumina, come mai è successo, se era giorno appare una luce più forte di quella del sole. Non è questa eventualmente l'origine del Fiat Lux? Perché no? A meno che abbia a che vedere con le prime lampadine. No. Che però... Poi il vento. Nel punto iniziale l'atmosfera viene espulsa con velocità dell'ordine dei 1000 km. Allora questo vento attraversa l'oceano Atlantico e arriva con velocità ridotta ma significativa sopra le coste dell'Africa del Nord e dell'Europa. Ora la Bibbia parla dello spirito che soffia sulle acque. L'oceano Atlantico è fatto di acqua. Il termine ruash che c'è nella Bibbia vuol dire un vento da tempesta, e siccome nessuno è riuscito a capire cosa fosse, l'hanno idealizzato in uno spirito santo, o più o meno santo, comunque lascio agli esperti l'interpretazione. Quindi lo spirito che soffia sulle acque è il ricordo di questo evento. E poi c'è il suono. Cosa succede per un'esplosione di questo tipo, come una bomba all'idrogeno? Viene emessa una completa varietà di frequenze, ma è noto che dopo 500 km le frequenze elevate, acute, si esauriscono per interazione con la Terra, e continuano invece quelle basse, suoni bassi, che possono fare più volte il giro della Terra. Quindi chi si trovava
questo vecchio continente, sente questo suono che ha una lunga durata, un suono basso che tipicamente viene associato a un vecchio saggio. E quindi qualcuno, e questo può essere il logos, e quindi il logos, che io non ho mai capito nell'interpretazione classica che cosa significasse, di che cosa parlasse il Padre Eterno all'inizio, in questi termini avrebbe un certo significato. E con chi parla? Bene, quello che ho detto li condannerà al rogo, alla scomunica e che ne so io. Poi, cronologia, è stato datato il 10.900, i sette giorni della Bibbia dovrebbero partire dal 10.500, quindi dato che queste datazioni a radiocarbone eccetera sono sempre abbastanza soggette a variazioni, quindi col 10.500 abbiamo l'inizio del primo giorno dei sette, nel 9.500 abbiamo l'inizio del secondo, che è la fine della glaciazione, che è la fine di Atlantide, poi arriviamo al 5.500 che è la discesa degli Elohim, al 4.500 che è il giorno della pace, eccetera eccetera, l'ultimo giorno, che è il giorno dello sviluppo della civiltà neolitica eccetera eccetera, e poi cominciano le guerre, il Mahabharata, il Ramayana eccetera eccetera, e poi arriva il diluvio. Bene, ci sono altre cose nella tradizione umana che io ho ovviamente considerato solo in piccolissima parte, che portano il 10.500. I singalesi, l'isola di Sri Lanka è stata invasa verso il 530 dai singalesi, popolo del leone, i quali hanno una epica Mahawansa che gli italiani generalmente non conoscono, ma ogni volta che ne ho parlato con delle badanti eccetera dello Sri Lanka la conoscono benissimo, che è stata scritta in sanscrito, vabbè. E questa è databile al 10.800, quindi c'è un re, questa citata, no? Databile al 10.800, quindi verso il periodo della catastrofe Maya. Quindi come se ci fosse una civiltà al momento di questa catastrofe. Poi abbiamo le quattro età indiane, le cinque età indiane separate da quattro eventi, che sono gli Yuga, che sono dati in anni clamorosi, ad esempio fino a 1.728.000 anni, ma questi anni sono trasformati per motivi o di tabù o di sacralità da nascondere e vanno divisi per 180, che è un fatto che io ho osservato in tutta l'Asia. E dividendo per 180 e facendo partire l'ultimo, che è il Kali Yuga, dal 3102, che potrebbe essere classicamente la morte di Krishna, abbiamo dei numeri ragionevoli. Allora, questi sono i valori non crittati, fra l'altro l'ultimo di 432.000 corrisponde al valore non crittato dei 10 re alluvione degli Sumeri. Vabbè, qui se noi li datiamo, allora il Kali Yuga comincia verso il 5500, che è l'epoca associata al giardino dell'Eden, ad Adamo e così via. Il precedente parte dal 10.300, che è un periodo che potrebbe essere l'inizio della civiltà di Atlantide, così dopo la catastrofe, così via, però qui non sono certo. Ecco, qui abbiamo il riferimento a Krishna, e che appare come un ragazzino. Cioè, Krishna si incarna una decina di volte, secondo alcuni Gesù sarebbe una delle incarnazioni, c'è un'incarnazione in cui partecipa alla guerra del Mahabharata, e ce n'è un'altra precedente in cui conquista 20.000 pastorelle, non so se c'è questa,
C'è il Bhagavad Gita che è identico ai Vangeli, nel quinto libro del Mahabharata. E appare giovane perché tutte le statue, le raffigurazioni di divinità indiane sono di esseri che hanno 16 anni. E il 16 è il numero indiano per il culmine della giovinezza e il culmine della bellezza. E il 16 si spiega probabilmente con il fatto che quando la luna fu catturata andò in un'orbita corrispondente a 16 mesi. Sulla base, questo si deriva, di tavolette cuneiformi che dicono che la luna all'inizio appariva più grande del sole di una volta e mezza. Poi è molto interessante che tornando indietro nel tempo si arriva a delle date che all'inizio mi erano totalmente prive di significato e poi ho scoperto un possibile significato. Il Treta Yuga comincia al 17.500 e questa è la data che ora si dà per l'inizio del Magdaleniano, che è un periodo in cui l'uomo del Paleolitico cominciò a pitturare nelle caverne e inoltre ci fu una variazione della tecnologia, un aumento della tecnologia, lavorazione raffinata di ossa e così via. Della selce, il taglio della selce. Mentre la più antica, il 27.100, pare corrisponda alla fine dell'uomo di Neanderthal, stando a quanto è scritto in un libro pubblicato dal professor Chiarelli, e la fine dell'uomo di Neanderthal potrebbe essere dovuta al fatto che l'uomo sapiens scopre la tecnica per conservare il fuoco, perché la mitologia di Prometeo non dice che lui diede il fuoco, ma che insegnò come conservarlo, e la capacità di conservare il fuoco ha tutta una serie di vantaggi. Fra l'altro Prometeo è detto visse tre miriadi prima del tempo di oggi e questo è compatibile con il 27.000. Ecco, qui abbiamo tre bellezze del Magdaleniano, non so se erano quelle che pare ne dovete analizzare per scegliere la più bella. Casomai il medico dottore qua ci può dare una caratteristica. E beh, loro hanno una caratteristica essenziale che ancora esiste presso le ottentotte. Quando un popolo primitivo vive di caccia, può stare due mesi senza mangiare, non è detto che riesca a seccare, a fumicare, e poi magari prendono 20 mammut e devono mangiare 40 kg a testa. Allora evidentemente si sono attivati dei geni che permettono di trasformare in grasso una quantità elevata di carne. E il grasso, in genere ancora oggi, nella donna, il grasso dell'uomo si accumula nella pancia, nella pancetta, dall'uomo alla pancetta, nelle donne, nelle natiche e nel seno e così via. Quindi è una... può darsi che ci sia stata anche semplicemente l'eliminazione di chi non aveva queste doti. Poi il concetto di bello e di brutto è molto variabile, perché ci sono popoli che amano le donne molto grasse, altri le amano molto magre, altri così così, eccetera. Qui abbiamo, però non saprei fare un commento, su questi affreschi, posso però dire una cosa. Ci sono due grandi antropologi, uno si chiama Clot e l'altro Williams, uno è francese che adesso si trova a lavorare nella parte centrale dell'India, dove ci sono 60 milioni di popoli primitivi, e l'altro è in Sudafrica, dove i Boshimani hanno mantenuto la tecnica di affrescare le crotte, che sostengono che il significato di questi disegni è di tipo sciamanico, nel senso che gli sciamani hanno tre gradi di visioni. Il primo grado è comune anche a parecchie persone ed è vedere degli zigzag colore bluastro che furono disegnati nei libri di Hildegard di Bingen. Lei li vedeva e pensava che fossero visioni del paradiso. La seconda invece è il tunnel sciamanico,
che è una visione in cui uno si trova all'ingresso di un cilindro o cono in fondo al quale c'è una luce intensissima e le pareti del cilindro e cono hanno dei colori meravigliosi. E poi la terza invece è vedere degli animali in cui ci si identifica. Questa è una teoria presentata in un bellissimo libro, però diciamo altri antropologi hanno altre teorie. Questo è un esempio di alta fanciulla anoressica, o si dice anoressica? No, bulimica. Ah, bulimica, ma forse mangiava poco. Comunque, e qui mi pare che sia evidente anche una caratteristica che poi si è perduta, cioè un vero Mons Veneris, che è un vero Mons Veneris, adesso è quasi scomparso, si è appiattito, eccetera. E adesso ci fermiamo un momento, io vado per qualcosa. Sì, ma non è questo che devo fare.